Direttore, contro l'Olimpia Agnonese è arrivato il quarto risultato utile di fila, adesso contro il Matelica c'è da dare continuità contro una formazione importante. Ma non pensiamo a chi affrontiamo, pensiamo a crescere giorno dopo giorno e il percorso è ancora molto lungo. Siamo partiti che non avevamo niente, le difficoltà siamo solo all'inizio, quindi la nostra mentalità sia in società sia a livello di squadra giorno dopo giorno è quella di lavorare in silenzio e crescere piano piano. E su cosa ancora deve migliorare il Chieti secondo lei? Ma il Chieti deve migliorare su tante cose. Il Chieti deve migliorare sia a livello struttura di società, perché abbiamo tante difficoltà non avendo i campi per poterci allenare. Abbiamo girovagato diversi campi e abbiamo avuto anche degli infortuni per questo. Quindi il Chieti deve continuare su questa strada, perché sicuramente ha capito sia tutta la squadra sia tutta la società che deve solo pensare a lavorare, perché le difficoltà sono tante, il percorso è molto lungo e ci saranno sicuramente dei problemi lungo questo percorso, ma noi siamo forti, siamo molto amalgamati da tutta la parte della società e della squadra, e quindi non ci tiriamo indietro nessuna difficoltà, sicuramente ne usciremo. E le risposte comunque che sono arrivate finora dal campo sono soddisfacenti? Sono soddisfacenti quelli che avevamo già capito all'inizio del ritiro, cioè di una squadra che è dedita al lavoro, che segue l'allenatore, è un allenatore che ha un buon modo di gestire il gruppo, a noi piace tanto e niente, gli segnali positivi ci sono, ma ripeto, ci possono essere tante difficoltà dove noi andremo a affrontarle, il percorso è molto lungo, quindi bisogna tenere i piedi per terra, come dice anche molte volte il nostro allenatore, non bisogna mai scordarsi da dove siamo partiti, e questa penso che sia la frase che fino alla fine del campionato dovremmo portare dentro la testa.